Il derby non punta, Rocco parla in esclusiva, Boselli, l'uomo che decise Genoa-Samp, incredibile quello che sta succedendo. Milanetto mi è sempre sembrato una brava persona. Avezzi vuole pensare soltanto alla nazionale adesso, ma la prossima settimana diventerà un giocatore del Paris Saint-Germain. Quasi 30 milioni vanno al Napoli, 16 milioni in 4 anni più bonus per il giocatore. Adesso è ufficiale, Petkovic è il nuovo allenatore della Lazio, stasera in diretta su Sport 24, l'annuncio del matrimonio fra Zeman e la Roma, e al suo posto a Pescara può arrivare Ciro Ferrara. Non solo Samoa, la Juve settimana prossima incontra Isla, da battere la concorrenza dell'Inter che è sempre più tentata da Giovinco. Il futuro di Borini è in bilico tra Roma, Inter e Paris Saint-Germain. Giorno di verdetti in B, il Verona prova la rimonta col Varese, la Samp difende il vantaggio in casa del Sassuolo, stasera una storica in Inghilterra Belgio. Debutta l'occhio di Falco contro il gol fantasma. Per l'Italia è ancora possibile un tris agli ottavi nel Roland Garros. Seppi e Rani già qualificate ieri, la Schiavone adesso è al tiebreak contro l'americana Levchenko. Tiebreak nel terzo e decisivo set, diretta che continua su Eurosport. Siena sempre più nella storia, sesta finale scudetto consecutiva, stasera può raggiungerla Milano. In NBA Boston rialza la testa, i Celtics gara 3 con Miami, stanotte su Sky, Thunder Spurs. Rischia Sport 24, bentrovati da Federica Lodi. Dario Di Bello, ben ritrovati, eccoci qua, 14.05, sì. Apriamo con la nazionale Federica, perché stiamo analizzando quella che è stata senza dubbio una brutta partita per l'Italia di Prandelli. Come sapete gli azzurri ieri hanno perso contro la Russia per 3-0, brutta prestazione in campo e ormai mancano 8 giorni all'inizio dell'Europeo, la sfida contro la Spagna. Queste le immagini di oggi da Coverciano, avete visto in lontananza una Ferrari, credo fosse quella di Mario Balotelli, azzurri che oggi si sono trovati per una partitella 5 contro 5. Prandelli ha schierato da una parte De Santis con Thiago Motta, Diamanti, Borini e Giaccherini. Nell'altra formazione c'erano Sirigu, Abate, Ogbonna, Giovinco e Nocerino. Il primo a lasciare Coverciano appunto è stato Balotelli, l'abbiamo già visto intravisto la guida della sua Ferrari. Gli altri azzurri sono poi usciti dopo questa giornata breve e adesso avranno 2 giorni di riposo. È chiaro che, come dire, il clima resta un po' quello che è, perché le vicende fuori dal campo comunque continuano a fare tanto discutere. Adesso diventa, come dire, difficile per Prandelli, ma il lavoro deve essere quello di far ritrovare ai giocatori la concentrazione giusta, un po' di condizione fisica in più per arrivare perlomeno un po' più preparati all'appuntamento contro la Spagna, campione d'Europa, il 10 di giugno. 8 giorni dunque, sì. Saranno 212 giorni dall'ultima vittoria e dall'ultimo gol della nostra nazionale, dunque insomma sarà una situazione senza dubbio da gestire, difficoltà da gestire per Cesare Prandelli, ma noi andiamo anche a vedere quali sono le cose che sono i giocatori che si salvano dalla serata di ieri. Una parata su Žirkov, qualche brivido, un palo che lo salva, la testa che pesa un po' di più all'ordo dei pensieri e delle critiche, al netto del cuore. Guanti bianchi e rossi, più rossi che bianchi, e poi il verde, che è quello del campo, assomiglia molto alla solita bandiera. Non è indagato, è il capitano della nazionale. Quando esce, se ne sente la mancanza. Lo cercano, lo trovano, lo lanciano, lo coccolano, spingendolo sempre più in là, verso la porta della grande madre Russia. E lui corre, attacca, calcia ma non scalcia, sfiora la rete, addirittura difende andandosi a prendere il pallone davanti a Buffon. Primo tempo da leader, secondo con ammonizione, no. È quasi noioso nella sua bellezza e nella sua semplicità. Prende il pallone, alza la testa, fissa il compagno, meglio se lontano, e gli sbatte il pallone sul piede. Poi prende il pallone, alza la testa, fissa il compagno e gli sbatte il pallone sul piede. Questo è un momento in cui dovrebbe esserci all'interno un leader. Noi siamo sempre stati abituati al leader, da Berzot a Lippi a Trapattoni, perché no, a gente del tipo Capello, anche se non in nazionale, ma in delle situazioni. Qui Prandelli è un maestro. Qui c'è stato il problema Criscito Bonucci in prima istanza, la cattiva gestione dell'intera vicenda, dovuta anche al fatto che c'è una conferenza stampa quotidiana. C'è stata la dichiarazione di ieri di Prandelli
che non si possono difendere 40-50 sfigatelli, l'ha detto lui alla lettera, e non è la dichiarazione del commissario tecnico, è la dichiarazione di uno che difenda bene il calcio, ammesso che lui lo volesse difendere. Poi questa dichiarazione non richiesta di dire se volete non andiamo, ma perché non vogliamo? Che significa? Stiamo discutendo tutti qualche cosa che ci sta prescindendo e qualche cosa che sta creando i calciatori, sta creando il calcio, non gli altri. Questo è il commento di Mario Sconcerti. Adesso noi abbiamo al telefono il collega della Gazzetta dello Sport, Luigi Garlando, che andiamo a salutare. Ciao Luigi, buongiorno. Buongiorno. Ciao, buongiorno a voi. Qual è il primo commento che ti viene da fare, Luigi? Oggi abbiamo letto il tuo articolo, insomma, sulla Gazzetta dello Sport in merito alla partita davvero da dimenticare. La giusta considerazione ad 8 giorni dalla sfida contro la Spagna, per quello che hai visto ieri in campo e per come stanno i nostri azzurri? Ma è giusto essere preoccupati, forse anche qualcosa di più, perché insomma avete citato anche voi i numeri, e insomma da oltre 200 giorni che non facciamo un gol, non vinciamo una partita, le ultime tre le abbiamo perse, e ieri ha fatto capire Prandelli, insomma, che cambierà molto, se non tutto, e quindi sai, cambiare anche sistema di gioco dopo un biennio a una settimana dall'esordio di una grande manifestazione vuol dire non avere tante sicurezze, non avere tante certezze, quindi la preoccupazione è d'obbligo. Però è anche vero che magari adesso il panorama, insomma, sembra più nero di quello che è, questo biennio non è stato buttato via, e, insomma, ci sono un'identità, comunque una mentalità che Prandelli ha coltivato bene, quindi di squadra aggressiva, di coraggio, che prima non avevamo, e quindi insomma io credo che si possa anche sperare, insomma, che non vada così male. Abbiamo rivisto insieme Balotelli e Cassano, era la seconda volta poi dopo 2 anni, come li hai visti? Sì, questa coppia è proprio un po' un simbolo, io credo, di questa nazionale, no? Sono passati 2 anni, e 2 anni che non parliamo d'altro. Questa è la nazionale di Balotelli-Cassano. Poi la nazionale ha giocato 20 partite e loro hanno giocato insieme la prima e l'ultima. Quindi in realtà è una coppia che non esiste, che si deve cercare. E per molti aspetti questa nazionale assomiglia a loro, proprio perché ha giocato pochissimo. Cioè, se pensate a 3 partite negli ultimi 6 mesi, vuol dire non avere mai giocato. E siccome questa squadra ha un gioco tutto suo che dovrebbe essere coltivato, collaudato, e invece non ha potuto farlo, ecco che si spiegano queste difficoltà. La Spagna è un'altra cosa, no? La Spagna, quando arrivano da Barcellona e giocano in nazionale, non devono cambiare niente, giocano uguale. E invece la grande difficoltà dell'Italia, il grande azzardo dell'Italia di Prandelli è stata questa, perché Maggio nel Napoli gioca in un modo, qua in un altro. De Rossi gioca centrale alla Roma, qua deve giocare più defilato. Pirlo gioca in un centrocampo 5, 4. Ecco, è mancato il tempo per collaudare, per annaffiare un po' il gioco di Prandelli in questi ultimi mesi, ieri si è visto. Ecco, Luigi, proprio su questo, no? Cioè, giustamente dicevi di Maggio, ieri per lui serata davvero difficile. Però io mi concentrerei sul centrocampo, no? Nel senso che ieri la squadra ha sofferto, come dice Prandelli, non è una questione di moduli ma anche di atteggiamento, no? Già gli attaccanti devono aiutare la squadra quando in fase difensiva, insomma, non è soltanto questione dei singoli difensori, certo. Anche se ci sono state disattenzioni soprattutto di Maggio ieri. Ecco, mi sembra di vedere, come dire, dei giocatori a cui non puoi rinunciare, no? Marchisio, De Rossi, Pirlo e Montolivo, come dicevi tu, però difficili da mettere insieme, no? Anche in un modulo, nella posizione giusta che sarebbe più corretta. Non è facile, no? Adesso forse trovare la soluzione giusta, perché non è che puoi rinunciare a qualcuno di loro e nemmeno li puoi far giocare poi più di tanto fuori ruolo. No, però insomma io credo che qualcosina si può fare. Innanzitutto si può, io credo, rinunciare a qualcuno di loro, proprio viste insomma un po' le condizioni. E io credo che la strada percorribile, insomma, anche con Prandelli. Come li faresti giocare tu, Luigi? Poi si fa per discutere, perché hai tanti. Sì, si fa per discutere, però grande. Io credo che lui si stia un po' arrendendo, all'idea di giocare come la Juventus, quindi col 3-5-2. Ne abbiamo parlato molto in questi mesi, anche così un po' tra noi, e io capisco che anche, cioè per un allenatore, no, anche a rinunciare al proprio lavoro di 2 anni per giocare magari con uno schema, come dire, preso anche a prestito da un altro allenatore, non può essere, può essere anche così non proprio esaltante. Ma credo che ieri si sia un po' arreso alle difficoltà che dicevamo prima, cioè non aver potuto allenare la sua idea.
E quindi l'idea potrebbe essere quella della difesa 3, che è quella della Juventus, che quindi prende il pacchetto già pronto, sanno già come giocare. Lo stesso Maggio, che è abituato a giocare in una squadra 5, non avrebbe le difficoltà che ha trovato ieri. Se rivedi il terzo gol, proprio è una diagonale sbagliata, che un terzino di solito non sbaglia, ma lui in quella posizione vicino al palo non si trova quasi mai al Napoli, lui sta molto più alto. E poi va con De Rossi, che farebbe il Vidal, e magari a sinistra Giaccherini, che potrebbe essere l'elemento nuovo a sorpresa che potrebbe dare freschezza. Quindi 3-5-2, e magari davanti, visto le condizioni di Cassano non esaltanti, Balotelli di Natale. Quindi con fuori Montolivo, sostanzialmente. Fuori Montolivo, che ha dimostrato dopo una stagione difficile, anche una condizione atletica precaria, e fuori anche Cassano, e magari Di Natale davanti e Giaccherini a sinistra. Questa potrebbe essere un'idea per insomma, giocarci un po' sopra, ecco. Ecco Luigi, però è inevitabile anche fare riferimento a quello che sta succedendo in questi giorni. Come può affrontare l'Italia a livello psicologico anche dopo quanto sta succedendo, dopo comunque anche il coinvolgimento, le perquisizioni, questo europeo e anche le dichiarazioni di Prandelli? Sì, non è facile, però ecco, sentivo cosa diceva Sconcerti prima, che avete lanciato, e lo sforzo di Prandelli io credo in questi giorni, quanto possibile i due ambiti, e quindi concentrarsi sul campo e convincersi soprattutto che non c'è un complotto attorno a questa nazionale, no? Se volete andiamo a casa, ecco, una cosa che magari gli è scattata così come provocazione, anche come comprensibile tensione di queste ore, ma non c'è nessuno che vuole male la nazionale, nessuno che vuole che vada a casa. C'è l'interesse comune a ripulire questo calcio, e purtroppo per ripulire questo calcio forse bisogna guardare dentro anche la nazionale. Però ecco, io ripeto, l'unica strada possibile per Prandelli è distinguere il più possibile i due ambiti, concentrarsi sul campo e convincersi che comunque attorno c'è un paese, c'è gente che ama questa nazionale come a te. Grazie Luigi, a presto. Grazie. Ciao a voi. Grazie Luigi Garlando della Gazzetta dello Sport.